Il nostro viaggio alla scoperta della Puglia continua e oggi fa tappa a Galatina, città d'arte ubicata nel cuore del Salento e tra i comuni più popolosi del Leccese. In pieno centro città, subito rapisce il nostro sguardo il Palazzo Ducale, originariamente castello, costruito per opera del re Ferdinando I d'Aragona durante la feudalità della famiglia Castriota-Skanderberg. Il palazzo fu edificato probabilmente sulle antiche mura cittadine. Particolarmente imponente è il suo portale, sormontato dallo stemma degli Spinola. Di rara bellezza artistica e architettonica è la chiesa madre dedicata ai santi Pietro e Paolo. Di origini incerte, ma sicuramente molto antiche, la chiesa è in tipico stile tardo barocco ed edificata utilizzando la locale pietra leccese. Al centro della facciata, sul portale centrale, è collocata una bella statua dell'Immacolata Concezione e ai suoi lati quelle di San Pietro e San Giuseppe. Sulle porte laterali, invece, vi sono le statue di San Marco e San Sebastiano e nel secondo ordine quelle di San Trifone e San Paolo. All'interno, la chiesa custodisce diversi affreschi risalenti al 1875 del napoletano Vincenzo Paliotti, raffiguranti alcuni episodi della vita di San Pietro e preziosi altari in marmo policromo, tra cui merita di essere menzionato quello del cappellone del Sacramento sormontato da una statua in marmo bianco della Vergine realizzata da Giuseppe San Martino. Pregevoli anche le tele e tra tutte la lavanda dei piedi di Serafino Elmo e quella di Gesù che cammina sulle acque. Da piazza Dante Alighieri, fondamentale raccordo urbanistico della città, scorgiamo la casa natale di Pietro Siciliani, noto filosofo e pedagogista che reca in alto un'iscrizione a firma dell'altrettanto noto letterato Giosuè Carducci. Sempre in piazza Alighieri si erige la chiesa di Santa Maria delle Grazie, realizzata tra il 1720 e il 1743 su una chiesa preesistente del 1508. La facciata di questa chiesa è particolarmente ricca, resa ancora più bella da una scultura della Vergine col Bambino con l'arme dei Domenicani. Altrettanto ricco è l'interno, dove troviamo diversi altari in stile settecentesco, un imponente organo e numerose tele che illustrano i misteri raccontati nel Santo Rosario. Da Piazza Alighieri, proseguendo per via Congedo, non possiamo non ammirare l'omonimo palazzo. Dallo stile chiaramente neoclassico, il palazzo è caratterizzato da un importante portale al cui vertice è posto lo stemma del casato di origine. Particolarmente suggestiva è poi la chiesa di San Paolo, nota ai più come Cappella delle Tarantate. Secondo la tradizione, dal pozzo posto all'interno sgorgava dell'acqua in grado di guarire dai morsi delle tarantole. I tarantati, effettuato un esorcismo musicale a casa, si recavano presso la cappella e, dopo aver bevuto l'acqua miracolosa ed aver vomitato nel pozzo, ottenevano la grazia.
La barocca chiesa della Dolorata, risalente al 1710, ha una facciata estremamente pulita, al cui centro vi è una bella statua della Beata Vergine della Dolorata in pietra leccese. L'interno, invece, è molto fastoso, caratterizzato dal soffitto a cassettoni, da numerosi stucchi dorati, un ricchissimo altare maggiore, numerose tele e quattro grandi specchi in cornice lavorata e decorata in oro zecchino. Continuando la nostra passeggiata, fiancheggiamo la dimora di Gaetano Martinez, celebre scultore galatinese, prima di giungere ai piedi della imponente Torre dell'Orologio. E al Palazzo del Sedile, del XV secolo, sulla cui facciata si distinguono gli stemmi aragonesi del 1400 e lo stemma settecentesco della città, antica sede della municipalità e dell'amministrazione della giustizia. Oggi il municipio è invece ospitato nelle mura del Palazzo Orsini, l'antico ospedale di Santa Caterina, realizzato per volere di Raimondello Orsini del Balzo, verso la fine del XVI secolo. Una finestra apposta sul portale interno è sovrastata da un alto rilievo raffigurante Raimondello Orsini del Balzo o Santa Caterina d'Alessandria, che, a cavallo di un destriero, calpesta un soldato. Ancora tra i principali esempi di architettura religiosa vi è la Basilica di Santa Caterina di Alessandria, costruzione tardo-romanica e gotica tra le chiese più caratteristiche di tutto il meridione d'Italia e monumento nazionale. L'interno è di grandissime proporzioni e maestoso, una vera e propria pinacoteca per la quantità e la qualità degli affreschi che vi sono contenuti, seconda solo alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Proseguiamo ancora la nostra visita e affianchiamo la casa natale di Gioacchino Toma, tra i maggiori pittori dell'Ottocento italiano, prima di giungere di fronte all'imponente palazzo Angelelli Dolce, edificato nel 1803. Tra le più importanti testimonianze di architettura religiosa è ancora da menzionare la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Dalla forma ottagonale schiacciata non ha nulla di notevole, disse il De Giorgi. Invece, alla linea esterna molto sobria, interrotta solo da un elegante portale, contrappone una straordinaria sontuosità e ricchezza degli interni. Sede di una delle più antiche confraternite del Salento, ha una facciata estremamente lineare anche la chiesa della Santissima Trinità, nota anche come Chiesa dei Battenti, interrotta però al centro da un importante portale finemente decorato con numerosi intagli floreali. Sull'architrave
è collocata una lunetta con la raffigurazione in alto rilievo della Madonna della Misericordia, con il manto sorretto da due angeli. Tra i più importanti esempi di architettura civile menzioniamo ancora Palazzo Berardelli, una struttura edificata nel XVI secolo di cui è piena espressione, dal bel portale e l'ampio cortile su cui si affacciano i balconi interni. La chiesa del Carmine ed annesso convento fu costruita tra il 1670 e il 1724. Presenta un elegante prospetto riccamente decorato intorno al portale e intorno all'ampio finestrone. Abbelliscono ulteriormente la facciata le nicchie con le statue di Sant'Elia, Sant'Eliseo, Santa Teresa d'Avila e Santa Maria Maddalena de Pazzi. Il portale, sormontato dalla statua della Madonna del Carmine, accoglie un portone ligneo del 1745. Tra le porte di accesso alla città vi è Porta Nuova, conosciuta anche come Porta San Pietro per via della statua del santo che la sovrasta, e posta in prossimità del nucleo più antico della città. Ha subito vari rimaneggiamenti e ricostruzioni, ma l'aspetto attuale è principalmente di stile settecentesco. L'intero stemma, circondato da eleganti volute, è sormontato dalla corona concessa da Ferdinando IV di Borbone per l'elevazione di Galatina al rango di città. Dulcis in fundo, terminiamo la nostra visita a Galatina ammirando la bellezza della chiesa santuario della Madonna della Luce. La chiesa fu realizzata intorno al 1670, poco prima della morte del committente, Monsignor Adarzo de Santander, dispersosi durante un violento nubifragio al ritorno da Gallipoli e salvatosi guidato da una luce intensa. La facciata è lineare, è molto sobrio e anche l'interno, che contiene tra l'altro la seicentesca tela della Madonna del Rosario, posta sulla controfacciata, e alcuni altorilievi in cartapesta. Pregevole l'icona della Madonna della Luce, collocata al posto d'onore sull'altare maggiore, oggetto di continua devozione, soprattutto da parte delle puerpere.